Benvenuti nel nuovo tutorial di Cucire con Burda. In questo video realizziamo insieme la camicetta 3B, tratta da Burda Easy numero 2 2021. Utilizziamo lo stesso tessuto usato sulla rivista, un crespo in seta stretch con un'elegante stampa floreale, deliziosa al tatto e molto piacevole da indossare. Un tessuto biologico di straordinaria qualità del nostro partner commerciale C. Pauli. È certificato GOTS, cioè è stato prodotto nel rispetto dell'uomo e degli animali. Si abbina bene sia a un jeans sia a un pantalone più classico. I dettagli clou sono le maniche a tre quarti e il collo lavalier. Oltre alla stoffa servono filo da cucito in tinta, spilli, forbici per tessuto, un metro a nastro, un ago per cucire a mano, filo da imbastitura, gessetto o matita per sarti, una penna, un righello, una rotella dentellata e della carta copiativa Burda. Per i tessuti delicati vi consigliamo un ago Microtex per cucire a macchina. Per trovare la taglia Burda, prendete le vostre misure, confrontatele con la tabella sulla rivista e seguite le linee del cartamodello corrispondenti. Ritagliate le parti da 1 a 4 dal foglio tracciati numero 2 e posizionatele sulla stoffa come indicato nello schema per il taglio per tessuti in altezza 140 cm. Se l'altezza del tessuto scelto è inferiore, vi occorrerà più stoffa di quanto indicato nella rivista. Tracciate le linee e i margini di cucitura tutto attorno alle parti. Riportate tutti i contrassegni necessari e i numeri di congiunzione. Poi ritagliate le parti. Riportate le linee e i contrassegni sul rovescio della stoffa, con l'aiuto della carta copiativa Burda e della rotella dentellata. Mettete la carta con cautela sotto la stoffa e passate con la rotella dentellata lungo il bordo e sopra i contrassegni, esercitando un po' di pressione. Per questo modello utilizziamo la macchina per cucire Excellence 580+ di Elna. Per rifinire i bordi vi consigliamo come sempre di utilizzare un punto overlock. Se la vostra macchina per cucire non dispone di questo punto, rifinite i bordi a punto zigzag. Iniziamo con il davanti. Sovrapponete le parti del davanti, diritto contro diritto, appuntate la cucitura centrale e chiudetela fino al segno d'apertura. Fermate l'inizio e la fine della cucitura con punti indietro. Rifinite i bordi dei ripieghi singolarmente e aprite le parti del davanti. Disponete i ripieghi sulle parti del davanti, appiattite la cucitura centrale con il ferro da stiro e stirate anche lungo il bordo dell'apertura. Disponete quindi il davanti sul dietro, diritto contro diritto, appuntate sovrapposte le cuciture delle spalle, compresi i ripieghi, e cucite partendo dal numero di congiunzione 1. Rifinite i margini di cucitura singolarmente e stirate aperte le cuciture. Imbastite il ripiego lungo lo scollo del davanti. Ora cuciamo il collo. Sovrapponete le due parti del collo diritto contro diritto e cucitele assieme lungo la cucitura posteriore. Stirate aperta la cucitura. Appuntate un bordo del collo sul bordo dello scollo, diritto contro diritto. La cucitura al centro del collo coincide con il centro dietro della camicetta e la cucitura sulle spalle coincide con i trattini del collo. Controllate che i nastri abbiano la stessa lunghezza dai bordi dell'apertura. Cucite partendo dal numero di congiunzione 4 e fissate l'inizio e la fine della cucitura con punti indietro. Riducete i margini a 7 mm d'altezza e incideteli con cautela lungo gli arrotondamenti. Infine, stirate la cucitura verso il collo. Piegate il collo a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, appuntate i bordi sovrapposti e cuciteli. Iniziate dal lato corto e cucite fino al bordo dell'apertura. Fermate l'inizio e la fine della cucitura con punti indietro. Rifilate i margini e tagliateli in sbieco sugli angoli. Rivoltate il collo aiutandovi con una matita, sistemate gli angoli e stirate i bordi. Stirate verso l'interno il margine del bordo interno aperto e cucitelo a mano sulla cucitura d'attaccatura del collo.
Ora passiamo alle maniche. Appuntate le maniche diritto contro diritto sugli incavi manica. Il trattino della manica deve combaciare con quello della cucitura della spalla. Anche i trattini 2 di manica e incavo manica devono combaciare. Ora potete cucirle. Rifilate i margini, rifiniteli uniti e stirateli verso la manica. Penultimo step, le cuciture laterali. Disponete il davanti sul dietro, diritto contro diritto, e appuntate sovrapposte le cuciture delle maniche e le cuciture laterali. Le cuciture d'attaccatura delle maniche devono combaciare. Chiudete le cuciture partendo dal numero di congiunzione 3 e riducete i margini a 7 mm d'altezza. Rifiniteli uniti e stirateli verso il dietro. Infine, lavoriamo l'orlo della camicetta e delle maniche. Rifinite il bordo inferiore della camicetta e il bordo inferiore delle maniche. Stirate i margini dell'orlo ripiegati verso l'interno e impunturate il bordo inferiore della camicetta e quello delle maniche a 1 cm d'altezza. Ora la vostra camicetta è terminata. È stato più facile del previsto, vero? Seguiteci sui social e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i prossimi tutorial. Ringraziamo i nostri sponsor, Elna per le macchine per cucire e Cipaoli per il tessuto. Arrivederci al prossimo tutorial!